Ecco qui. Fantastico, ragazzi. Allora, stiamo registrando. Mi presento per chi non mi conoscesse, mi chiamo Vincenzo Stasi, Emerald in B. Mi hanno detto di che sei Emerald, anche se a me in realtà non interessa. Sono qui solo per farvi vedere come funziona al meglio Oracle, uno dei servizi veramente bomba di questa azienda. E credetemi, ragazzi, bomba, bomba, bomba. Vi faccio vedere il funzionamento. Questa sera ci concentreremo sulla parte Butterfly Effect, che è una parte comunque base che hanno tutti coloro che hanno Oracle. Poi ci sono ovviamente degli add-on che si pagano a parte, ma per quanto riguarda quest'altro tipo di add-on, lo vedremo anche nella prossima Zoom. Io voglio farvi comprendere appieno come funziona Oracle, che è disponibile per tutti i pacchetti Gold, quindi dal 799 in su. Se non avete quel pacchetto, approfittatene e fate l'upgrade perché, ragazzi, ne vale la pena. Allora, bando alle ciance, ditemi un po' innanzitutto come state, carichi, non carichi, spaccatemi la chat e tra 30 secondi vi condivido lo schermo. Ottimo! Che grande, allora aspettate che sapete che cosa faccio? Tolgo la sala d'attesa perché altrimenti devo mettermi qui ad accettare in continuazione. Allora, sicurezza, abilita sala d'attesa, ecco qua, tolta, fantastico. Grandi ragazzi, allora vi condivido subito lo schermo. Innanzitutto io in chat per chi sa già come funziona Oracle e chi l'ha già utilizzato qualche volta. Fuoco in chat per chi lo utilizza, sa come si utilizza. Ok. Fuoco in chat per chi vuole capire come utilizzarlo al meglio e ce l'ha incluso nel pacchetto. Ottimo. Ok, tantissimi, fantastico. Allora, condivido lo schermo. Allora, ecco qua. Si vede? Fuoco in chat oppure pollice in su per chi ha la web accesa. Si vede lo schermo? Fantastico ragazzi, ottimo, perché a me non esce la condivisione ancora, però vabbè. Allora, eccoci qua, scorro leggermente in basso, vado su prodotti e servizi ed effettuiamo l'accesso ad Oracle, così vi faccio vedere proprio da zero come entrare su questa piattaforma e come giustamente sfruttarla appieno. Allora, la trovate qui all'interno di prodotti e servizi con la voce Oracle. Ecco qui ragazzi, allora, username, Vincenzo Stasi, ecco qua. Perfetto. Ok, allora ragazzi, questa è l'interfaccia che comunque si pone davanti a noi una volta effettuato l'accesso con Oracle. Allora, abbiamo diverse strategie. Abbiamo la Butterfly Effect, la NFX Purple, gli indici Titan Prime, NFX Three Sister, NFX Pulsar e anche il Golden Pattern. Per quanto riguarda queste altre, ovviamente escludendo gli NFX perché in Italia non sono regolamentati, quindi non li vado nemmeno ad aprire, però la prossima volta che faremo la Zoom mi concentrerò sugli indici di Titan Prime e i Golden Pattern. Vi dico che sono degli add-on, quindi si pagano a parte. Ok? Allora, mi concentro su Butterfly Effect. Una volta cioè aperta questa interfaccia, io so che a molti di voi risulta anche un po' ostica, ovvero non di facile comprensione, almeno a primo impatto, perché ragazzi ci sta, è un servizio nuovo, tra virgolette, per noi perché non lo utilizziamo, però credetemi è molto semplice. Uno apre questa schermata e dice ok, come mi comporto? Facilissimo. Vediamo tutti i valori, no, scusatemi, non valori, queste qui. Una volta cliccato sui valori, ci usciranno tutte queste nozioni. Queste nozioni non sono altro che delle nozioni riguardante cosa? Le coppie di valute, quindi il simbolo, ad esempio NZDCHF, NZDUSD, NZDUSD e così via. E ci dicono con la freccetta in alto è un buy, con la freccetta in basso è un sell. Ok? Molto semplice, almeno questa interfaccia. E qui pattern ci dice con che tipo di pattern noi dovremmo entrare a mercato.
voglio spiegarmi come si deve. Il pattern sicuramente è una figura all'interno del mercato, una conformazione che ne deriva appunto dalla formazione delle candele, e in questo caso è un alt ABCD. Io sinceramente non opero personalmente con questo genere di pattern per quanto riguarda il mio modus operandi sui grafici, però comunque queste sono strategie che sono già state preimpostate all'interno di un algoritmo. Quindi comunque per chi studia magari trading e sa anche che cosa significa un alt ABCD, fantastico, può utilizzarlo anche come doppia conferma. Qui ci dice subito la size, che è una size small, medium o large, è capitato veramente raramente che esce una large. La size ti sta ad indicare con che tipo di lotto potresti entrare, se è un lotto più piccolo, un lotto medio e così via. Ovviamente, ragazzi, il mio consiglio è affidatevi al vostro money management, non prendete tutto con le pinze quello che vi dicono qua sopra, soprattutto perché il tipo di pattern è un pattern molto aggressivo, come vedete queste qui, ad esempio uno è conservativo, ma la maggior parte sono tutti aggressivi, su un time frame di 5 minuti, 5 minuti, un quarto d'ora e così via. C'è un'ora, ma comunque sono la maggior parte tutti intraday. Ok? Poi qui, subito sulla destra, abbiamo il risk reward, ovvero rapporto rischio-rendimento. Qui ci dice che il minimo che noi possiamo, diciamo, guadagnare in caso di profit da questa operazione è uno 0,33. Che cosa significa? Se rischio 1 posso guadagnare 0,33, cioè 3 volte meno di quello che sto rischiando. Ok? Mentre il massimo posso guadagnare 3 volte tanto quello che ho rischiato, quello che sto rischiando. Quindi minimo max, qua in realtà è inverso, cioè nel senso questo è il massimo, questo è il minimo. Ok? Intanto ragazzi, se avete domande, voi appuntatevi tutto. Appuntatevi tutto, 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 che poi comunque vi do anche la possibilità di smutarvi e vi faccio fare tutte le domande che volete, un po' alla volta, in base ad alzata di mano, vedo chi viene prima e chi viene dopo. Qui c'è anche un'indicazione che vi sta ad indicare appunto la deviazione. La deviazione vi fa capire se un pattern che si è formato in modo perfetto, come questi qui, un perfect pattern, quindi che ha rispettato tutte le regole della conformazione di quella tipologia di pattern, o addirittura ad esempio meno 10%, cioè che magari per il 10% della sua conformazione non è stato completato. Non significa che non va bene, perché infatti status, quando leggete complete, quindi completato, non sta ad indicare ok, ho preso stop loss oppure ho preso take profit. Lo status in questo caso sta ad indicare il pattern si è formato oppure no. Sì. Questi sono tutti formati perché altrimenti non vi arriverebbe nemmeno il segnale. Ok? E questo vi sta ad indicare quando si è formato. Ad esempio, questi pattern sono stati creati il 20 aprile 2022 alle 9:03 pomeridiane, quindi praticamente 17 minuti fa. Questo 17 minuti fa, 17 minuti fa, quindi molti pattern, anzi, si formano abbastanza spesso, come vedete. Quindi anche quando molte persone mi dicono, Vince, ma su Shift non arrivano segnali, non vi preoccupate, aprite Oracle, siete pieni. Cioè, uno ogni quarto d'ora come media, come minimo. Ok, perfetto. Abbiamo visto un po' come funziona questa parte. Ok, quindi come leggere questo genere di informazioni. Andiamo a vedere come si opera, come andare sul mercato. Prima di tutto ci tengo a precisarvi, attenzione anche al fuso orario, perché spesso e volentieri non avete il fuso orario adattato con il nostro. Quindi andate qui sulla time zone, a volte avete questo, quindi vi indica 19:19, che è sbagliato tecnicamente. Andate su Roma, che dovreste trovare Roma più 2. Dove sta? Eccolo qua, Roma. Perfetto. Per quanto riguarda invece il grafico, ragazzi, il grafico è una copia esatta, una copia sputata di TradingView, perché ovviamente si appoggia a TradingView questa piattaforma. Quindi, volendo, io l'ho lasciato in stand-by perché volevo darvi una dimostrazione pratica. Anche qui, se clicco con il tasto destro sul grafico, mi basta andare su setting e posso settare il colore. Ok? Il colore delle candele, in caso di positivo, cioè il body, quindi il corpo, i bordi della candela, la shadow, quindi l'ombra, come vedete, wick,
l'ultimo prezzo che mi sta ad indicare con questa linea verde qua che vedete in sottofondo, eccetera, eccetera. E potete anche lo status delle linee, le barre, potete anche fare lo schermo bianco, il background, cambiarlo a vostro piacimento, come se fosse realmente 3D View. E anche qui trovate tutti gli strumenti che di solito su TradingView utilizzate per analizzare, scusate. Anche qui, ad esempio, gli indicatori. Chi utilizza, che ne so, segue Fabrizio, lo stocastico RSI, perfetto. Stochastic RSI. E lo può aggiungere. Quindi potete utilizzare questo strumento non solo per analizzare, ma anche per avere una conferma sulle vostre analisi. E credetemi, è tanta, tanta roba. Ora, ad esempio, prendiamo questo qui, che è l'ultimo che si è formato su NZDCHF, e ci clicchiamo sopra. E mi porterà alla configurazione di questo pattern, ok? Su questo mercato, su questa tipologia di mercato. Io logicamente posso. Aspettate che carica. Ecco qua. Ovviamente mi sistemo il grafico. Questo qui, che è la viola, posso spostarlo, mi sta semplicemente ad indicare che in questo punto ha fatto il 23% del ritracciamento. E come vedete, questo è già andato a take profit, e sta per arrivare a TP2, perché qui mi dice che questa è una zona di entrata, una entry zone, questo è uno stop loss, e questo è il primo take profit colpito. Ora, ragazzi, vi dà giustamente soltanto i valori TP1, TP2, TP3 e così via, e lo stop loss. La zona di entrata non è precisa. In che senso non è precisa? Non vi dà un valore esatto. Cioè, quando siete in questa zona sapete che potete entrare, ed è proprio qui che dovete mettere in pratica un po' della vostra bravura dopo le lezioni che ci siamo fatti insieme. Perché vi dico questo? Perché, dato che non vi dice una zona di entrata ben precisa, come fate a calcolarvi il rapporto rischio-rendimento? È molto semplice. Ve lo faccio vedere. Ad esempio, io prima che arriva su questa zona dico, ok, voglio entrare precisamente su questo valore qua, ok? Quindi il valore della prima linea dell'entry zone. Prendo questo strumento che trovo qui, long position, metto long perché giustamente devo andare in long, e questa è la mia zona di entrata. Questo è il mio stop loss, lo metto proprio sul valore dello stop, e questo è il mio primo take profit. Qui, come vedete, vado a guadagnare mediamente uno 0,41, cioè 0,41 perché sto rischiando 1, vado a guadagnare uno 0,41 su questo valore di entrata, che in realtà è anche meno, perché qui mi indica uno 0,33 approssimativamente. E il bello sta proprio in questo, che io posso scegliere dove entrare. Ovviamente questa è l'entrata che mi consiglia. Però, ragazzi, se lo trovate un po' più in basso, lo trovate qui, lo trovate magari al centro o sul valore dell'ultima linea, è uguale, cioè va bene. L'unica cosa che vi conviene fare è che quando entrate all'ultimo valore, la cosa bella, aumentate di gran lunga il rapporto rischio-rendimento. Ma non significa che possa andare male, cioè, o non possa andare bene, dipende. Gli stop qualche volta li ho presi anche con Oracle, non vi sto dicendo che è al 100%, quello purtroppo non ce lo garantisce nessuno. Però è comunque uno strumento aggiuntivo che in questo caso ha toccato il TP2, fantastico, in diretta, e vi fa capire di quanto è uno strumento, cioè un potente, in grado di farvi ottenere comunque degli ottimi risultati. Allora, prima di andare avanti, perché voglio farvi vedere anche altre cose, come settare altre impostazioni, almeno la parte base vi è chiara? Cioè, come leggere queste informazioni? Tanto comunque la sto registrando, non è un problema, ragazzi, la passerò su tutti i gruppi. Allora, ottimo. Sì, fantastico. Ok, raga. Allora. Aspettate solo un secondo. Sì. Cost.
Fantastico. Allora, chiaro, 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 fantastico. Fate vedere i video Evolution Legacy per quanto riguarda Oracle. Assolutamente, infatti me ne preparerò uno dove non saremo in live, in modo tale che posso comunque caricarlo addirittura su Wow, perché sono stato autorizzato dall'azienda dopo che mi revisionano comunque tutto il video. Se vedono che comunque va bene e rispetti i loro criteri, lo metteranno anche all'interno di Wow. Allora, ok ragazzi, perfetto, ottimo così. Allora, intanto vedo se c'è qualche altra domanda, aspetto giusto qualche secondo e vado. Domande? Allora, ragazzi, faccio una cosa. Faccio una cosa. Ecco qua. Allora, tolgo un secondo la condivisione schermo. Per alzata di mano, i primi cinque che hanno domande che vedo all'interno della galleria, li chiamo. Allora, intanto Riccardo Pernici. Fantastico. Allora, chiedi di attivare l'audio. Vai Riccardo, se hai delle domande. Buonasera, sì, una domanda molto facile. Vai. Allora, ci sono degli orari precisi in cui funziona meglio questa piattaforma? Bella domanda, anche perché stavo cercando di monitorare anche una cosa del genere. Devo dire no, non ci sono orari particolari, comunque vanno a rispettare tutti una conformazione di pattern, quindi mi affido principalmente al pattern. Poi ovvio, magari per il mio modus operandi ci sono orari in cui non trado, ad esempio gli orari notturni, perché so che i mercati comunque nella fascia di chiusura e non possono essere un po' più volatili. Quindi utilizzo principalmente quelli che mi arrivano nel pomeriggio, però funzionano benissimo anche gli altri. Ok, Quindi, top. invece avevo una seconda domandina, però era sempre sull'orario, c'erano orari in cui Vai, vai. erano di più, se ci sono. No, in realtà mi arrivano tutti con una media, una frequenza di ogni quarto d'ora, cioè a volte nella stessa ora, che ne so, alle 21, come abbiamo visto prima, ne arrivano 10. Poi magari dopo una mezz'ora ne arrivano altri 10. Cioè, quindi non c'è effettivamente un orario preciso di quando arrivano, però va bene, cioè, funziona comunque alla grande. Ok, grazie mille. Ok, fantastico. Allora, ok, fantastico. Allora, Giuseppe. Ci sei, Giuseppe? No, non si sente. Ok, Giacomo Cortese. Ciao Vinci, Eccolo. Ah, ecco lì. sono sempre io in giro, non vedrai mai il mio nome, ma ci sono. Io ti stalkerò. Ciao, buonasera a tutti. Allora, vediamo, in realtà ho mille domande, pronto, andiamo veloci. Volevo chiederti intanto, siccome io ho tutto sbloccato, li ho tutti quanti, te ne è piaciuto uno in particolare, hai visto qualcosina anche per le opzioni, insomma, li hai testati tutti? Dimmi un po' la tua, come hai visto, oltre al butterfly effect. Allora, uno che amo è il Golden Butter. Ah, ok, che non Quello ho però ancora. infatti Quello lo vedremo anche la prossima volta, dell'oro. proprio per chi prende anche gli add-on. Ora voglio concentrarmi su questo qui che è comunque a disposizione di tutti, solo per quello. Però tanta roba, cioè anche Benissimo, Golden ottimo. Pattern, figo, figo, figo. E invece per il butterfly, lo stavo un po' monitorando io, però voglio anche una tua conferma. Avevo visto che prendere solamente, per esempio, l'ABCD non lo prendo, c'è l'altro che non mi ricordo come si chiama il pattern, Ok.
aiutami, ha un nome strano. Il Pfizer. No, il Pfizer. Sì. Io non... Pfizer. Sì, moderna, moderna. Vabbè, comunque... Cypher. Ecco, Cypher. Quello con la size media, allora quelli avevo visto che erano molto, molto interessanti. E quindi, detto ciò, ti volevo chiedere, dici di prenderli tutti o è comunque meglio fare un filtro, scremare comunque quelli a size piccola, tipi aggressivi, e magari prendere solo quelli un po' più conservativi con la size un po' più alta? No, in realtà non c'è un consiglio particolare sotto questo punto di vista, perché io non guardo tantissimo le size. Io comunque mi affido principalmente a quello che dicono, se aggressivo o conservativo. In base a quello poi adatto il mio money management. Ad esempio, rischio lo 0,5% del mio capitale quando è aggressivo, quando è conservativo l'1%. Poi ovviamente lo adatto in base a quanti pips di stop loss sto andando a rischiare. Ok, perfetto. E un'altra era praticamente la stessa cosa, solo a livello di time frame. Quindi magari avevi visto che quelli H1 funzionano meglio, perché per esempio i ragazzi mi avevano detto: guarda che noi stiamo prendendo quelli, solamente quelli H4, e funzionano bene. Quelli invece con un time frame piccolo magari, ovviamente sono più lunghi, ci vuole di più, certo, però magari funzionano a livello di win rate in una maniera un po' diversa. Non so se avevi... No, win rate non è influenzato tantissimo da questa cosa, ad essere sincero. Diciamo che dipende tutto dalla conformazione del pattern, in base a quanto è grande l'area e ovviamente poi dove vengono messi alcuni take profit e stop loss. Infatti voglio darvi proprio degli esempi pratici, perché alcune volte il primo take profit si trova anche 5 pips sopra la prima linea dell'area di entrata. Sinceramente, quando vedo questo genere di conformazione, sono io principalmente che tendo a scartarle, perché dico: ok, non ha senso rischiare così tanto per andarmi a prendere un minimo. Quindi poi ovviamente faccio anche una valutazione oggettiva. Oracle non ha delle regole ben precise. Oracle è uno strumento che funziona da supporto, cioè sia per chi trada che per chi non. Però prenderlo, diciamo, con le pinzette su tutto quello che dice, penso che comunque sia sbagliato, perché le persone poi devono adattare ogni tipologia di strategia anche in funzione a quanto uno sta operando e anche in base a quanto è la propria propensione al rischio, quindi chi può rischiare di più, chi può rischiare di meno. Sì, questo che hai detto, noto comunque che ci sono alcuni con lo 0,13 di minimo. Quelli li scarto. Quelli si scartano, cioè li scarto, poi non è che non funzionano, però principalmente per me non hanno un rischio rendimento ottimale, tutto qua. Esatto. Quanto costa il golden dipende da che pacca hai, ti fanno lo sconto. Esatto. Io ad esempio, sì, vi dico, chiedete al vostro upline tranquillamente. Fantastico comunque. Allora, vedo anche Michael Polletta. Vai. Ciao Vince, buonasera. Allora, la mia domanda è questa: per quanto riguarda Oracle, arriva qualche notifica o io posso schiantarmi in un momento della giornata e controllarlo? Mi piace. Allora, sì, arrivano le notifiche, infatti ora vi faccio vedere anche come abilitarle sul canale Telegram, perché Oracle ha un suo canale Telegram dove vi arrivano le notifiche dei pattern che si sono appena formati. Il mio consiglio è: aprite Oracle mentre state magari studiando o analizzando i grafici, perché se avete Telegram acceso con le notifiche attivate, raga, vi arrivano troppi di quei segnali. Cioè, io la notte non dormo, sento il telefono, fa comodino, non ne posso più, quindi l'ho mutato, mi arrivano comunque, però l'ho mutato. Allora, quando sto davanti al PC, magari lo metto con la seconda interfaccia, con una seconda finestra, ogni tanto do uno sguardo e vedo dei pattern che si sono appena formati, cioè ne escono così tanti che non ha senso avere sempre le notifiche attivate, appena arriva la notifica a correre, cioè anche perché da telefono, ragazzi, ve lo sconsiglio, l'interfaccia non è così fluida, meglio quando siete al PC o da tablet, quindi da uno schermo anche abbastanza grande.
Ottimo. Allora, le ultime due, faccio le ultime due, che sono Hamza e Leonardo. Prima Hamza e poi Leonardo. Fantastico. Vai Hamza, così poi passo anche a come attivare le notifiche, agganciarlo a Telegram e cose del genere. Mi senti? Dovresti soltanto... Mi senti? Ora sì. Buonasera. Ciao Hamza. Tutto bene? Tutto bene. Alla grande. Comunque complimenti, che sai usare veramente come un grande l'Oracle. Cioè, io lo usavo prima dell'aggiornamento, poi ho smesso perché ho problemi di salute, quindi vabbè, lasciamo stare. La mia prima domanda è, Stasi, io che abito in Inghilterra, dovrei usare l'orario inglese per fare... Sì, perché comunque tu devi avvalerti dell'apertura e della chiusura del mercato in base al fuso orario in cui ti trovi. Io infatti ho avuto un po' di difficoltà quando sono stato a Bogotà, perché andavo sempre per esclusione di ok, aprono a mezzanotte italiane, perfetto. Il problema è che lì a mezzanotte erano già aperti da, da parecchio tempo. Quindi sì, usa il fuso orario di dove ti trovi, che almeno sicuro non sbagli. Okay. E ricordati che se invece lo utilizzi con TradingView, di settarlo anche su TradingView quel fuso orario, a meno che non te lo dà di default in base all'indirizzo IP del PC, penso che lo sincronizzi in automatico. Capito. E la seconda domanda è, cioè che mi interessava, qual è il ratio di vincita e perdita? Ah, ok, win ratio. Sì. Bella domanda, ragazzi. Su questo non voglio dirvi una cavolata. Io ho mandato un'email all'azienda con due domande ben precise. Una, voglio sapere con precisione il win ratio. Ciò significa, appena arriva nella zona di entrata, quante volte va stop loss e quante volte va a take profit. Però ho chiesto anche un'altra cosa. Non mi interessa solo il win ratio. Io voglio capire il rapporto pips persi, pips guadagnati, perché il win ratio può essere anche positivo, ma se poi Oracle mi ha fatto guadagnare 40 pips su 4 volte che ha mandato, anzi su 5 volte che ha mandato il segnale, e una volta ne ha persi 100, ha un win ratio positivo, però io sono in negativo col conto, ok? Quindi ho chiesto anche di farmi mandare effettivamente quanti pips guadagna e quanti pips perde. L'azienda non aveva subito questo dato alla mano, ed è comprensibile, vi voglio anche giustificare il perché. Perché giustamente non ci dice a che livello entrare, quindi quello è anche soggettivo, perché magari se io entro all'inizio, una persona entra dopo e poi va comunque a profitto, io ho guadagnato di meno, quella persona che è entrata dopo ha guadagnato di più. Quindi comunque è difficile stabilire un dato del genere. Dovremmo calcolarcelo da soli, quindi in base a dove entriamo. Vi è chiara questa cosa? Cioè avete capito in che senso? Vi faccio vedere, vi condivido un secondo lo schermo. Allora, sì, tutto chiaro. Intanto l'ultima domanda, vai Leo, e poi ragazzi vado avanti e vi faccio riprendere con le domande. Bella Vince, vai. Piacere, bella a tutti raga. Allora, volevo chiedere un attimo una cosa, ma è anche un po' più personale, nel senso, tu a livello quindi di strategie segui principalmente i segnali delle app insieme anche a quelli di Oracle, tipo questi 5 minuti, oppure su Oracle consigli anche mai una strategia diversa, però mai il pattern a 4 ore, mai più sul, non so. Cioè adattarli tipo anche con quelli delle app, intendi? Sì, non so, mai anche tu personalmente cosa consigli? Io sinceramente non ho mai adattato questo genere di segnali anche a quelli delle app, però li ho confrontati spesso e devo ammettere che non è così difficile alla fine avere una gestione di entrambi, perché comunque l'applicazione è molto più precisa rispetto ad Oracle, non in termini di vittoria, però ti dà anche un valore di entrata, quindi sull'applicazione tu puoi utilizzare una strategia che su Oracle non puoi utilizzare, quindi Oracle è una strategia che poi va ad adattarsi di volta in volta. La prima è il rischio rendimento, perché dipende in quel frangente di tempo dove entri, ok, in quel range di prezzo, sta a te. Però per quanto riguarda invece il modus operandi, e quindi andare in alto, in basso, a seconda del pattern che si conforma, dipende. Dipende perché, ragazzi, quando vi arriva un alert di Oracle, non è detto che quell'alert è già arrivato in quella zona. Quindi in quella zona voi potete anche utilizzare una strategia con un buy limit o un sell limit. Solo che poi il punto è: che prezzo di entrata mettete? Sta a voi sceglierlo. Cioè dire, ok, lo voglio prendere a metà della zona, lo voglio prendere più in alto, lo voglio prendere più in basso, dipende.
non è precisissimo. Ecco perché vi dico, non va inteso come una piattaforma di segnali, ma è una piattaforma di supporto che ci aiuta nelle analisi, nell'essere più precisi, volendo, perché ad esempio lo utilizzo quando ho una mia analisi che mi dice ok, il mercato su euro dollaro deve scendere, apro Oracle, vedo che c'è un pattern che dice ok, deve scendere, magari non rischio lo 0,5, rischio l'1, sempre in money management per carità, perché certezze non ne abbiamo, però è una conferma in più abbastanza potente da dirci ok, top, va bene così. Chiaro, top, thanks. Aspettate, sono scomparso. Ecco qua. Allora, vi ricondivido lo schermo. Ditemi quando si vede lo schermo. Si vede? Sentite, raga? Ok, lo schermo si vede? Aspettate che non vi vedo, scrivetemelo in chat. Ok, fantastico, ho visto i pollici su. Allora, ottimo. Per quanto riguarda questa cosa, come vedete, ad esempio, NZDCHF è arrivato fino al nostro Take Profit 2, qualcosa di ottimo, per poco non arrivava anche al 3, e poi è ritornato nella nostra zona di acquisto. Questo esempio, che per fortuna ve lo avrei comunque fatto perché ci ho segnato tutto in base a quello che ho notato e quello che volevo farvi vedere, ma in questo caso è avvenuto praticamente live. Allora, mio consiglio, come le app, dal momento che questa piattaforma, quindi il nostro pattern, eccetera, dovesse toccare il TP1, ragazzi, non vale più. Anche se poi ritorna nella nostra zona di entrata, non entrate più, aspettate un prossimo pattern, aspettate una prossima conformazione. È inutile rischiare del capitale, perché per l'applicazione, per quanto possa sembrare banale, quel target è preso, quindi ha vinto. Poi se va in negativo e voi perdete soldi, loro comunque non lo segnano come un insuccesso, ma comunque è andato a buon fine. Quindi evitate. Cioè, una volta che tocca il primo take profit, uscite dall'operazione, cioè non se ci siete già dentro, per carità, intendo dire... Se ci siete con l'occhio sopra perché volete entrare, lasciate perdere. Lasciate perdere assolutamente. Meglio di no, meglio di no. Allora, cos'altro poi? Un'altra cosa molto molto carina è che quando cliccate qui e mettete Exit Eagle View, quindi dove uscite praticamente dalla conformazione dei pattern, vi faccio vedere questa cosa. Allora, qui potete abilitare le vostre notifiche, ok? Potete comunque attivarle o meno. E qui invece setup alert, se ci cliccate sopra, potete abilitare il canale Telegram. Ok, vi arriverà comunque una notifica su Telegram dove vi dice esattamente tutto quello che arriva su Oracle, però prima di farlo vi chiederà la password di Oracle e il vostro numero ID, per capire se siete realmente delle persone autenticate. Poi qui sul marketplace, anche molto interessante questa parte qua, ci tenevo a farvela vedere. Eccola qui, potete attivare, cosa che adesso non faccio live perché sinceramente io mi trovo abbastanza bene con la strategia già impostata di default, ma qui potete inserire le strategie che vi piacciono, cioè ad esempio search indicatori, cioè i grafici e gli indicatori già messi come template, no? di persone che li hanno caricate e che sono state comunque accettate da Bitcoin. Quindi molto carina come funziona, perché vi permette comunque di diversificare anche le strategie. Per quanto riguarda invece le indicazioni, queste sono le conformazioni delle candele, non so se qualcuno di voi ha studiato anche la conformazione delle candele, potete abilitare questo genere di pattern, come le engulfing, che in inglese, ragazzi, ve lo traduco, è tipo fagocitato, cioè dovrebbe essere tipo mangiato, una cosa del genere. Ad esempio questo qui, che sto indicando con il cursore, è un engulfing, questo qui,
della candela verde mangia questa rossa, e quando succede una cosa del genere il pattern poi dovrebbe andare verso l'alto, cosa che è successo, non a caso. Poi c'è l'Hanging Man, che significa uomo appeso, martello invertito, tante piccole cose, come ad esempio questo. Ok? Se le volete attivare basta cliccare così e la strategia si adatterà anche in base a queste conformazioni. Quindi sta a voi. Vi consiglio di studiarle, sono delle chicche in più e comunque tutto fa brodo, comunque per cultura generale, anche se non è il vostro modus operandi. Però sapere non fa mai male. E qui ci sono i filtri. I filtri, logicamente, in base alle strategie, non è tanto per la conformazione delle candele, ma qui sono veramente in base ai pattern, quindi small, medium, blue whale, quindi balene, balene blu, medium e piccoli, ok? Ritracciamenti, quindi punti di ritracciamento, come questo qui che ha segnato qui, visto? Questo qui che tengo segnato qui al 23%, che me lo tiene indicato che a me è un valore che interessa. I vari pattern, ad esempio io qui ho attivati soltanto gli alt ABCD, okay? Metto anche questi qua, magari posso mettere i cipher, quello di cui stavamo parlando prima, posso mettere gli shark, che conosco, non utilizzo perché non so utilizzarli io manualmente, però li conosco e so anche, diciamo, la loro utilità, quindi magari li attivo. Posso mettere bullish o bearish, quindi entrambi, non voglio andare solo a long, mi piacerebbe andare anche con dei pattern sell, no? Quindi metto bearish, aggressiva, conservativa, deviazioni, entrambi, aggressiva e conservativa. Perfetto. E automaticamente comunque la strategia si adatterà a quello che vi ho detto, dai prossimi che arrivano ovviamente. Quindi mi basterà andare di nuovo su Eagle View e vedrò comunque i pattern aggiornati. Infatti l'ultimo è arrivato alle 9.40, esattamente 7 minuti fa, su EURNZD, un'altra BCD, size small, tipo aggressivo, time frame 5 minuti. Rapporto di rischio rendimento molto basso sotto questo punto di vista, però diamogli un'occhiata. Ok, da quello che vede è anche già andato in profit. Sì, come appena arrivato entry zone, boom, già TP2. Cioè, per farvi capire, ragazzi, sono delle strategie che funzionano molto molto bene. Stiamo andando verso il TP3, quindi tanta roba. Da qui a qui ha fatto già 130 pips. Boom. Ovvio, questo qui è a 5 minuti, quindi aspettate, no, non so 130, dovrebbe essere. Aspettate, questa è una cosa che devo vedere, ragazzi, perché il livello mi dice 130. Non vorrei che c'è un errore, perché insomma, è un time frame di 5 minuti. Mi sembra un po' strano. Vediamo qua, long position. Short. Entro qua. Eh sì, fin qui sono 96 pips. Sì, ragazzi, 96 pips. Fantastico. Non è affatto male. Ottimo. Poi quest'altro che è arrivato alla stessa ora c'ha un rapporto rischio rendimento molto più alto, quindi prendere in considerazione più questo, che minimo è 0,5. Massimo è 0,4. Vabbè, è già arrivato a TP3. C'è assurdo. Questo qui, tempo di reazione nell'entry zone ed è partito. Ha toccato già il TP3. Quindi, ragazzi, vi dico, è uno strumento che se imparato ad utilizzare, ora quello vi fa fare un bel po' di soldini. Ovviamente non strafate, non pensate che adesso, perché li abbiamo visti in diretta e sono andati abbastanza bene, sia tutto rose e fiori. Money management, poi non venite a piangere, oddio, ho perso soldi. Money management, disciplinati e soprattutto dovete essere coerenti in base a quello che potete fare, cioè coerenti verso il vostro conto, verso i vostri soldi. Non fate cavolate e abbiate sempre rispetto. Allora, intanto, ragazzi, fantastico. Per ora va bene. Anzi, potete anche confrontarvi, perché essendo che ci sono le stesse conformazioni di TradingView, qui potete anche aumentare il vostro
time frame e vedere la vostra strategia, comunque questo tipo di strategia su un boss, su un time frame molto più alto, analizzare comunque con la vostra strategia, poi confrontare con Oracle, tante cose molto interessanti. Qui si torna indietro, potete salvare comunque il layout del grafico e qui potete modificare le impostazioni del grafico, come vi ho fatto vedere prima. E a posto. Intanto interrompo la condivisione, vedo se c'è qualche altra domanda in chat. Intanto, raga, vi piace come funziona questo strumento qua? Vi vedo poco carico in chat. C'è un po' di fuoco prima di qualche domanda che faccio ancora per alzata di mano. Intanto qui vedo che mi taggano tipo nelle storie, fantastico. Allora, per alzata di mano ragazzi, per alzata di mano, i primi 5 che alzano la mano, ok, vi faccio parlare e faccio fare qualche domanda, perché siamo tantissimi, quindi non avrei tempo per tutti. Però poi ovviamente sui gruppi scrivetemi anche che sarò felice di rispondervi. Intanto vedo Giuseppe. Vai Giuseppe, smutali. Giuseppe non c'è. Ottimo. Stefano. Stefano Gallus, eccolo. Mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro Stefano. Yes. Ciao Vince, innanzitutto complimenti per la Zoom, hai chiarificato praticamente una marea di domande mentre che parlavi, quindi top. Volevo chiedere solo una cosa io. Perfetto, non vedo l'ora di partecipare. Allora, ti voglio chiedere una cosa molto importante. Ho visto che quando tu colleghi il canale Oracle per Telegram, non tutti i segnali che vengono trovati su Eagle View ti ritrova anche nel canale Telegram. È risultato anche a te come cosa? Allora, sì, perché dipende anche dalle impostazioni che metti, perché tu puoi anche filtrarle le notifiche. In base ai filtri che metti, ad esempio tu decidi di farti notificare solo una tipologia di pattern, quello ti manda solo quella tipologia di pattern. Però ci tengo anche a precisare, per chi magari l'ho appena collegato da Oracle a Telegram, non vi preoccupate se non vedete ancora i pattern, è normalissimo. Quindi si aggiorna dopo qualche ora. Dopo qualche ora te li manda a valanghe, cioè te li aggiorna tutti. Quindi non è sì, perché... Perché ho notato che nel bot tu puoi impostare, innanzitutto sotto l'H1 non puoi scendere, mi sa, a quanto ho capito. Puoi fare day 1, H4, H1 e poi le conferme, ti trovo. Sì, sì, esatto. Aspetta, ti sei mutato? Oh, pardon, ho fatto una cazzata io, scusate. praticamente in base a come imposti Oracle dal sito, lui ti dà un riscontro sulle notifiche di Telegram? Sì. Sì, ora vi faccio vedere infatti, cioè perché comunque ne manda troppe, quindi magari uno vuole essere anche selettivo, più discrezionale sotto questo punto di vista, quindi dire ok, no, a me non interessano queste, voglio solo queste. Poi ovvio, dalla piattaforma ti arrivano tutte, ci mancherebbe, però in base alle notifiche che metti te li manda sul canale Telegram. È ottimo, però l'unica cosa che vi dice l'applicazione è se è un pattern, cioè la tipologia di pattern, e se comunque è long o short, però non vi dice i valori, quindi i valori purtroppo per prendere devi entrare, dovete comunque entrare in Oracle, quindi non sarà mai Telegram a darvi le indicazioni, perché ovviamente Telegram, dato che possono entrarci tutti, magari entrano anche persone che non hanno l'abbonamento attivo, quindi l'azienda ha detto no, l'indicazione ti mando l'alert, ma poi te la vai a prendere sulla piattaforma dove devi fare il login e quindi essere attivo. Ok, ottimo. Fantastico, grazie mille. Allora, un secondo che apro anche la chat, vedo, è possibile impostare un time frame più piccolo, ad esempio un minuto? Lo si può fare, però se quel pattern non è formato per quel time frame si toglie automaticamente, quindi sì, potresti farlo. Allora, non ho capito come faccio a calcolare i pips sul grafico che ho visto come fatto prima. Raffaele ha risposto, vabbè, sì, con il righello che trovi nella barra di sinistra, esatto, esatto. La live, ragazzi, la rimando tramite i gruppi, quindi non vi preoccupate, ve la manderò a tutti. Intanto continuo per quanto riguarda con le mani alzate, vedo anche Alessandro Federici, sì, vai.
Yes, yes. Eccolo. Ciao bello, come stai? Alla grande. Alla grande. Allora, ti volevo fare una domanda al volo per Vai. Capire bene come potermi impostare sia per quanto riguarda segnali di Shift, Titan, Relic, segnali di Oracle e poi anche live in diretta di WoW con Marco, con appunto tutti i segnali che arrivano anche in diretta. Quindi come potermi un po' gestire tutti i segnali, le live e cose varie, ecco, giusto questo. Allora, un mio consiglio, se comunque fare trading a te piace un sacco e allora puoi tranquillamente, cioè ti va tranquillamente di utilizzare tutti i servizi che BD mette a disposizione, lo puoi fare tranquillamente, però ricordati, non puoi migliorare ciò che non puoi monitorare. Quindi devi avere un controllo anche molto minuzioso su tutte queste applicazioni. Il mio consiglio è, per quanto riguarda Titan e Shift, segui le strategie che magari hai seguito fino ad ora, oppure non so se hai visto uno dei miei video su come massimizzare quel genere di applicazioni, dove faccio vedere appunto come scegliere il trader in base al proprio stile di vita, come e quando mettere a break even, massimizzare profit, come impostare i vari take profit, eccetera. Per quanto riguarda Relic, giustamente non te lo sto nemmeno a dire, sono le cripto, quindi la strategia sarà tutt'altro che uguale a Titan e Shift. Però per quanto riguarda le live, quelle ad esempio come Marco D'Andrea, dipende. Dipende perché io quando vedo che Marco D'Andrea fa le live, tanta roba, ma nel mentre comunque lancia tante operazioni. Quindi con Marco, almeno io personalmente, che cosa faccio? Lo seguo, quindi utilizzo le sue dritte, però rischio tre volte meno rispetto a quello che rischio normalmente. Quindi se di solito rischio l'1%, con Marco rischio o lo 0,20%, quindi addirittura 4-5 volte meno, o lo 0,33%. Perché so che se nel corso di una live mi dice ok, vi faccio un esempio, sell sull'oro, apro sell sull'oro all'1%, come faccio a stabilire che è l'1% se non ho lo stop loss? E quindi anche lì devo darmi un parametro. So che posso aprire più operazioni, perfetto, rischio già a prescindere molto meno. Quanto rischio di solito? L'1%? Rischio lo 0,20, quindi anche 4-5 volte meno. Così facendo mi dico, ok, quanto voglio rischiare questa operazione? Prima che Marco mi dice di chiudere. No, io voglio perdere al massimo, faccio un esempio, 100 euro. Ok, quindi io già vado a calcolarmi un potenziale stop loss di 100 euro, diviso 4. Devo rischiare 25 euro ogni operazione. Come faccio a saperlo se non ho lo stop loss? Dipende, mi do uno stop loss molto largo, dico ok, 100 pips, 150, e quindi anche se il lotto è molto molto piccolo, vado a massimizzare quei profitti, però limitando al minimo le perdite, perché so che poi Marco alla lunga va in profitto, però giustamente mi devo tenere largo con i pips, perché altrimenti rischio di prendere stop o di bruciarmi il conto. Quindi meglio che con Marco utilizzo un altro tipo di strategia. Per quanto riguarda Oracle, anche qui un'altra, quindi sembra un po' un panico, ma fidatevi, io ho il mio quadernino di trading dove ho scritto tutto, l'orario, la data, so quando prendo le operazioni e quando no. Che cosa sto facendo con Oracle da un mese a questa parte? Perché l'ho voluto prima testare, prima di fare una zoom del genere. Con Oracle, un po' simile a Shift, però in questo caso, dato che il rapporto rischio-rendimento non è 1-1 come Shift, mi vado un po' ad adattare. Se vedo che il rapporto rischio-rendimento è negativo, rischio la metà, quindi rischio uno 0,5%. E appena mi supera quello 0,5%, che quindi va in profit, quindi faccio un 1-1 tra rapporto rischio-rendimento, io già metto a break-even. Male che va 0-0, bene che va lascio correre, perché tanto l'avete visto, il TP3 magari in questione di minuti te lo va anche a beccare, perché sfrutta comunque la volatilità del mercato. Quindi, pazzesco. Poi facciamo anche una zoom su come utilizzarlo a livello pratico anche tramite le app, quindi mi organizzo anche sotto questo punto di vista e faremo un'altra super zoom. Allora, vai, un'altra domanda, ho letto il labiale, giusto, un'altra domanda. No, ci sono, ti volevo solamente ringraziare, poi per i video che hai fatto e via dicendo, bro, ti scrivo in chat. Ok, perfetto. Allora, poi vedo Simone Orrubi, fantastico. Allora, ciao Vince, piacere, com'è? Sardo, giusto, team Sardo. Sì, team Sardissimo. Allora, mi sono scaricate le cuffie in questo preciso momento, quindi la tempistica
Ecco, allora, ragazzi, manca a farla apposta, sono arrivate, perdonatemi, 3 notifiche su Oracle sull'oro. Vi dico. Allora, solo un secondo, Simone, che condivido lo schermo, così faccio vedere queste cose sull'oro. Almeno le persone possono vedere di che cosa si tratta. Un secondo che aggiorno la pagina, purtroppo il computer è un po' lentino questa sera, non so perché. Mi sta facendo brutti scherzi. Intanto vedo anche Instagram, mille storie. Vai, intanto taggatemi, tanto riposto tutto, quindi, quindi perfetto così. Allora, vai Simo. Intanto si carica la pagina. Ah no, aspetta. Falso allarme, dovrebbe andare adesso. Aspetta. Dico più. Ok. Sì, ragazzi, sull'oro. Dei perfect pattern a 15 minuti. Ottimo. Vediamoli. Ok, siamo appena entrati nella zona di vendita per quanto riguarda l'oro. Ok, abbiamo uno stop loss qua e un take profit, il primo take profit qui. Quindi ovviamente abbiamo un rischio di rendimento negativo per quanto riguarda questa entrata qui. Poi ovvio, magari vi ripeto, è soggettiva la cosa, il mercato può anche salire, ve lo dipingo con il pennello. Fa così, arriva qui, c'è chi entra qui, massimizza, però non lo possiamo sapere. Quindi quando siete nella zona, a seconda di quello che state facendo, voi entrate, gestendo il rischio rendimento nel migliore dei modi. Quindi mettete anche un lotto abbastanza idoneo per il vostro conto. Non fate cavolate. Quindi prezzo di entrata in questo momento, come vedete qui, sono 1957, stop loss 1965 e profit 1,53. Quindi da 57 a 53 sono 40 pips di stop. Yes. Fantastico. Allora, intanto Simone, vai, perdonami. Easy. Allora, quindi piacere, Vince. Allora, io ti volevo chiedere se hai attivato Siri. Ti volevo chiedere una cosa. Per quanto riguarda la tua strategia di trading, hai dei conti separati in base all'operatività? Nel senso, mi spiego meglio, hai un conto che utilizzi esclusivamente con la tua operatività, un conto che utilizzi esclusivamente per le applicazioni di BE e quant'altro? Sì. Allora, le mie operazioni personali le utilizzo con un conto FTMO. Per quanto riguarda invece le operazioni di B, le utilizzo quelle là, ad esempio Relic, tante Binance, quindi non c'entra nulla, però Shift, Titan e Oracle in questo caso su un conto mio personale che ho caricato e lo faccio andare in profit. Okay. Ma è una questione non tanto perché magari io mi reputo più bravo o meno bravo dei trader che mandano le indicazioni, semplicemente perché il mio obiettivo, oltre che diventare un networker professionista e quindi vivere anche di network, io voglio vivere anche di trading, quindi voglio diventare più autonomo possibile, non dipendere da nessuno. E allora avere in gestione un conto abbastanza grande, perché ad oggi non so se tutti sanno questa cosa, ma gestisco più di 160.000 euro con FTMO, e quella gestione la faccio con le mie operazioni, quindi le mie analisi, in modo tale che mi aiuta anche ad essere disciplinato e non commettere, passatevi il termine, cazzate, perché altrimenti l'azienda, se sforo con i paletti di perdita, mi toglie il conto. Quindi diciamo è qualcosa che mi aiuta a essere disciplinato. Mentre non vi nego che con le app, con il conto più piccolo, ovviamente con tutta la consapevolezza di questo mondo, quindi sapendo che cosa sto facendo, a volte rischio anche un po' di più. Però non è qualcosa che consiglio appunto di fare. Ok. Ho conti separati però. Perfetto, ok. Per quanto riguarda, questa è l'ultima domanda, per quanto riguarda il money management, il risk management, ce l'hai con una percentuale di loss massima o hai un quantitativo di operazioni che fai durante la giornata? Esempio, se tu davanti a Oracle ti arrivano 10-15 segnali, li apri tutti?
Bella domanda. Ho entrambe le cose che hai detto, sia per quanto riguarda money management, sia per quanto riguarda il termine di operazioni. Per quanto riguarda questa cosa, magari potrebbe essere utile a tutti, vi apro la lavagna e vi disegno effettivamente il mio modus operandi. Se vi va, raga, ve lo disegno fuoco in chat, se vi va. Vi faccio vedere effettivamente come gestisco le operazioni legate ai segnali, quando ne arrivano di più e quando ne arrivano di meno. Quindi fuoco in chat. Ah, eccoli qua, stanno arrivando. Mi si era bloccata la chat. Ok, allora. Tolgo questa condivisione schermo. Lavagna. Ok, allora. Ok, mi sistemo qua. Ditemi quando si vede lo schermo bianco, pollice in su. Ok, ho visto la faccia di Simone illuminarsi, quindi immagino di sì. Top. Allora, diciamo che per quanto riguarda il money management io sono molto preciso su determinati aspetti e ho ideato questa strategia che ovviamente utilizzo io personalmente e la condivido con voi, mi fa molto piacere, ma sono riuscito ad arrivare a una conclusione tale appunto perché gestisco dei conti abbastanza grandi, perché a volte dobbiamo fare i conti con il nostro ego e la nostra avarizia, avidità. Quindi raga, io a volte sono andato in profit con delle operazioni, non lo dico per ostentare o quant'altro, ma ci sono operazioni con cui ho fatto anche 20.000 euro a botta. E quando hai in mano dei conti così grandi, a volte il voler fare troppo ti porta a commettere degli errori. Quindi io non lavoro tanto in base ai profit, io lavoro in base alle percentuali. Io lavoro in base agli obiettivi, quindi anche di profit mi do degli obiettivi, che se vado oltre magari è un plus, ma dal momento che sono arrivato a quell'obiettivo io tendo a chiudere tutto e voglio farti capire in che senso. Prima di tutto rischio l'1% al massimo su ogni operazione, ok? Quindi 1% rischio. Però questo è l'1% di rischio ad operazione, ma non è l'unico. Io ho anche un rischio giornaliero dove in un giorno rischio al massimo il 3%. Quindi che cosa succede in questo caso, Simone? Aspetta, rischio per cento giornaliero. Questo qui invece è operazione. Allora, come faccio a incastrare questa percentuale di rischio sia giornaliero che comunque ad operazione? È fondamentale come cosa? Se ti arriva un'operazione e la posizioni, ok, 1% di rischio. Arriva il secondo segnale, 1% di rischio. Arriva il terzo segnale, 1% di rischio. Non hai perso, sono ancora in stand-by, nel senso stanno viaggiando, stanno andando, chi bene, chi male, però comunque sono aperte ancora. Se arriva il quarto segnale, non posso impostarlo. Non posso. Perché comunque io mi sono dato una percentuale massima del 3% giornaliero e queste ancora non si sono chiuse. E metti caso vanno tutte male? E va male pure la quarta? Sono al 4%. Però come me la gestisco? Se mi arriva un'operazione, mi arriva la seconda, mi arriva la terza e nel mentre la prima si è chiusa in negativo, la quarta comunque non posso aprirla. Perché ho ancora queste due in corsa. Però la cosa interessante è che se la prima si chiude in profit e quindi ho fatto un più X per cento, che non so a quanto, io ho uno slot libero, perché tanto male che va, qua ho guadagnato, queste due sono ancora in corsa, se apro queste e queste tre vanno male, non sono nemmeno in negativo del 3%, perché poi devo far fronte anche alla percentuale guadagnata. Io l'importante è che non rischio più del 3% al giorno. Cioè a chiusura della giornata non devo stare a maggiore del meno 3%. Ok? Ok, fantastico. E fin qui ci siamo. Poi ovvio, se so che magari la mattina, ad esempio vi faccio questo esempio, Gas manda 5-6 segnali di fila, che è capitato più volte, beh ragazzi, a quel punto vi dico non rischiate l'1%, rischiate lo 0,5.
cioè dipende da voi. Ovviamente io ve lo sto adattando con il mio rapporto rischio-rendimento, perché io rischio al massimo il 3%, poi magari voi avete una propensione al rischio diversa dalla mia, rischiate di più, potete anche rischiare il 5%. Quindi potete aprire 5 operazioni, non 3, potete rischiare il 10%. L'importante è che voi siete consapevoli di quello che state facendo. E piccolo consiglio, che questo qui ovviamente va a livello emotivo, quindi a livello personale, che non è dettato, diciamo, da una regola fissa per tutti, ma l'1% non è la percentuale adatta a tutti. C'è chi ha una propensione diversa, quindi può averla anche minore. Perché uno mi dice: Vince, ma io ho rispettato il money management, su questa operazione ho perso 10 euro. Come ti senti? È male. E allora devi rischiare di meno. Cioè tu devi rischiare a tal punto che le perdite non devono intaccarti a livello emotivo. Così devi fare trading, perché questa è già un'attività snervante di suo. Poi ce la rendiamo più snervante noi. Cioè, ci diamo la zappa sui piedi da soli, ragazzi. Quindi il money management non va solo a percentuale, va anche in base a quello che tu realmente riesci a sopportare a livello emotivo. Se pensi che sia troppo, abbassa. Quindi fatti un esame. Io il mio consiglio, do un esercizio a tutti e lo faccio stesso anch'io quando parto con una nuova gestione dei conti. Ok, ho aperto questa operazione. Che cosa sto provando in questo momento? Rabbia, paura, gioia, euforia, eccitazione, qualsiasi emozione. Poi cerchio quella che più mi sta impattando. Magari che cosa? Paura? Ok, se è paura, devo abbassare il lotto. Perché dovrei aver paura di perdere se in realtà ho rispettato il money management? Quindi significa che non l'ho rispettato se ho paura, se mi fa male quella perdita. Quindi state attenti. Allora, intanto interrompo qui, vedo qualche altra domanda, vedo sempre Alessandro Federici, vai. No bro, perdonami, mi è rimasta la mano aperta da prima, ma comunque, visto che ci siamo al volo, ti volevo dire l'operazione appunto che ho aperto in live sull'oro che sta andando in profit in questo momento, quella di Oracle, così giusto per dire. Oracle che funziona, ragazzi. Ok, giusto che dire, quella che hai detto prima. Fantastico. Bene ragazzi, quindi un motivo in più per imparare ad utilizzare Oracle. Detto ciò, qualcuno che ha qualche domanda? Prima che vada avanti. Ah, vedo Fausto, fantastico, vai Fausto. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Vincenzo. Mi senti? Sì, forte e chiaro, vai. Ottimo. No, è quello che a me mi viene sempre il dubbio. Cioè, i broker hanno un prezzo diverso da TradingView. Come gestisci l'ingresso? Bella domanda. Bella, bella. Allora, per quanto riguarda la coppia di valute, io quello che posso dirvi cambia pressoché nulla. Cioè, sono quei pochissimi pips. Poi ovvio, se su un'applicazione non si chiude, a noi si chiude proprio per quel pips, lì siamo stati un po' sfortunati. Se vogliamo essere precisi, dovremmo fare il calcolo. Una cosa che posso dirvi però è che cambia tantissimo, a volte anche 50 punti, che non sono pochi ragazzi, sono tanti, sugli indici di borsa. Quindi il Dow Jones, il DAX, l'S&P 500, il NAS 100, su quelli cambia tantissimo. Quindi il mio consiglio è, guardate, sia quello che vi esce sul vostro MetaTrader e quello che vi consiglia l'applicazione. Perché se l'applicazione vi dice di comprare a 1200, e in questo momento l'applicazione si trova a 1200, il vostro broker ha 1210, e lo stop loss dell'applicazione a, non so, 1190, voi non dovete metterlo a 1190, perché non state rischiando 10, ma state rischiando 20. Quindi dovete fare quel supplemento e aumentarli o diminuirli in caso di sell o buy. Cioè, dovete adattarli. Questa è una cosa che poi sta a voi prestare attenzione. Perché molti infatti prendono degli stop proprio perché non prestano attenzione a queste piccolezze. Purtroppo non abbiamo lo stesso broker dei formatori, e come i formatori non hanno tutti lo stesso broker, quindi comunque ci troveremo in difetto con qualcun altro. A questo punto facciamo un calcolo generale con tutti e adattiamoci, e quello sicuramente ci porterà i conti a una sopravvivenza maggiore. Chiaro? Okay. Sì, grazie Vincenzo, non andava il microfono.
Fantastico, va bene. Va bene, ho capito. Dobbiamo fare i calcoli, insomma, in base al broker. Ottimo. Allora, vediamo un po'. Se c'è qualche altra domanda, vediamo un po'. Alzate la mano perché, ragazzi, in chat è un casino, cioè ci sono mille messaggi, non riesco a leggerli tutti, quindi per alzata di mano secondo me è meglio. Tanto abbiamo un po' di tempo, diamo un po' a tutti. Ah, ecco Matteo. Vai Matteo. Sì, Vincenzo, mi si sente? Sì, si sente. Ok, ti volevo chiedere, io anche io Oracle l'ho, diciamo, osservato un pochino circa il mese scorso e ho notato per esempio che sulla questione delle notifiche, quando dal sito ci sono delle nuove operazioni, dei nuovi trade o nuovi pattern, il sito non si aggiorna in automatico per notificarli, bisogna ricaricare la pagina. Volevo chiederti se questo problema sussiste o è stato risolto. Aspetta, ho perso gli ultimi 15 secondi, se mi puoi ripetere per favore. Ok, vi dicevo, tempo fa che ho, diciamo, anche io ho dato un'occhiata ad Oracle, mi ero reso conto che praticamente quando per esempio arrivavano dei nuovi pattern, quindi dei nuovi segnali, il sito non li aggiornava in automatico, quindi non ti mostrava la notifica nuova e bisognava ricaricare la pagina per vederla fondamentalmente. Sì, io almeno una volta ogni 5 minuti do una botta di refresh. Perché non te li aggiorni in automatico, resta comunque in stand by la pagina, quindi sì, devi farlo manualmente, quindi non vi aspettate di passare un'ora vicino a Oracle così e il segnale nuovo, ogni tanto date una refresciata. L'ho beccato in un momento scomodo. Vai Diego. Io allora ho capito abbastanza il discorso Oracle, infatti la mia domanda era più, cioè, off topic, era inerente a Titan. Ho visto l'altro giorno un segnale di Ray o Brian, non ricordo chi dei due, ma comunque anche in passato, che magari nel breve periodo, quindi nella prima oretta dopo che hanno lanciato il segnale, hanno fatto un buon TP1, TP2 o anche TP3, quindi magari hanno fatto 60 pips e come te ci consigli, ma comunque molte persone anche per esperienza lo farebbero da soli, mettono a break even, ok? Solo che ho notato che cosa succede? Magari tocca il break even e quindi torna indietro per poi, come è successo l'altro giorno, fare un TP9, TP10 con più di 200 pips. Sì. Lì so che non è precisa la regola e anche lì magari un po' di culo, un po' di sfiga, però hai dei consigli per riuscire a gestircela un po' meglio? Allora, io come regola fissa, proprio per essere disciplinato e non correre dei rischi che appunto non voglio correre per bruciarmi dei soldi, quello che posso dirvi è, io con Titan, quando arrivo a fare almeno 50-60 pips di profit, metto break even. Poi se mi becco il break even, amen. Perché vi dovete dare questa regola. O questa regola la rispettate al massimo e quindi dite ok, metto break even e non entro più, o se decidete di entrare, da quel momento in poi dovete entrare sempre. Perché altrimenti che cosa capita? Che prendi il TP3, torna a break even, e quella volta, quando ti ha preso il break even, che cosa succede? Va a TP9. Poi la seconda volta che cosa succede? Che tu dici, ah vabbè, ma la volta scorsa è arrivata a TP9, quindi stavolta tolgo il break even e rientro. Ed è il momento che ho messo plus. Sì, chiedevo perché comunque ora ho aperto anche MyForexFound e magari qualche segnale potrebbe essere utile e volevo capire come gestirmelo un po' al meglio. Datti una regola fissa, cioè entrambi i casi vanno bene. O entri sempre o non entri affatto. Non puoi scegliere tu in base a come ti senti se sì oppure no, perché sennò becchi il negativo da un lato e il negativo dall'altro. Quindi o lo fai sempre e quindi puoi anche avere una statistica precisa alla mano e dire ok, va bene, cioè, faccio sempre così, quindi ci sono le volte che vado bene, guadagno, le volte che vado male, perdo. O altrimenti non lo fai, vai a break even e dici ogni volta che lo fa vado 0-0. Quindi sta a te. Però o lo fai sempre o non lo fai, non quando ti pare e piace. Rischi molto di più facendo così.
Ok, e Titan diciamo che li puoi prendere abbastanza, cioè li puoi prendere tutti, sia Ray che Bry che Miss J sono abbastanza attendibili. Sì, 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 io Titan li uso tutti, cioè quando arriva Titan vai. Anche perché vedo che Roberto dice oppure parzializzi. Io sinceramente, per quanto riguarda il nuovo modus operandi, la strategia del parzializzare non la utilizzo. La consiglio per chi sta iniziando, potrebbe essere un'ottima cosa anche a livello emotivo, perché se una persona parzializza, che cosa succede? Che si porta a casa un profitto, ma le va a break even, comunque qualcosina l'ha fatto. Però io no, cioè sulle applicazioni sì, però ad esempio sul mio modus operandi, sulle mie analisi no, sono fiducioso quando faccio un'analisi, o mi arriva a take profit o a stop loss. Talvolta vado proprio diretto nell'uno o nell'altra direzione. L'unica cosa che ammetto, che giustamente quella mi serve per essere diciamo, come posso dire, sicuro di star facendo la cosa giusta, di mettere a break even. Break even lo metto sempre, appena ne ho l'occasione. Appena ho l'occasione, break even lo metto. Poi se me lo chiude va bene, non ha rispettato la mia analisi. Amen, si va avanti. Però non rientro. Quindi mi do anche delle regole fisse sotto questo punto di vista. Se invece il segnale lo becchi, non lo so, 5 minuti dopo che è arrivata la notifica che magari un TPU non l'ha già preso, sempre nel caso di Titan, te la rischi lo stesso? Nel caso di Titan, un TPU, quando sono quei 15-20 pips, se torna indietro, sì. Solo TP1, non di più. TP2 già aiuto tutto. TP1, se vedo che c'è un TP8 che è a 400-500 pips, ti dico, dai, era quel range in tempo, cioè nel senso, entro. Non di più. Va bene, grazie. Allora, vedo anche Matteo. Vai, Matt. Ciao, bro, mi senti? Alla grande, vai. Volevo chiederti una cosa, tu che per superare la prop, che percentuale di rischio hai utilizzato? 1%, 1% ad operazione. Io comunque opero con dei rapporti rischio-rendimento abbastanza alti, minimo 1 a 3, quindi per farti capire devo fare il 10%, mi bastano 3 operazioni positive e ho finito. A volte becco anche io strutture che mi fanno 1 a 10, mi basta un 3 e chiudo. Quindi opero così, non rischio tantissimo, anzi... Quando la devo superare rischio l'1%. Ora che ce l'ho, 0,5, spesso e volentieri. Perché okay. Tanto rischio 0,5, mi fa anche un 1,5%, top. Ok. Leonardo mi chiede che percentuale giornaliero hai come obiettivo, Vince? Diciamo che dipende anche un po' dai mercati, dipende da come vedo i mercati, però la mia percentuale è fare almeno quell'1,5-2%, che poi non faccio sempre, magari ci metterei la firma a fare il 2% tutti i giorni fisso, però sì, 2%, quindi il mio rapporto rischio rendimento è 1 a 3, se becco un segnale che va bene, come supera il 2%, io quel break even lo metto al 2, in modo tale che dico ok, male che va, mi chiude la percentuale che mi sono preimpostato e il resto lascio correre. Se arriva al 3%, magari lo supera di un po', va bene così, chiudo tutto. Allora, Vincenzo, quindi più il time frame risk è alto, più dovrebbe essere sicuro il TP? No, in realtà, dipende tutto dalla conformazione dei pattern e dalla strategia. A volte ho visto time frame piccolissimi andare a take profit in una maniera incredibile e vedere pattern invece conservativi andare a stop loss. Dipende. Poi Raffaele dice, facevi parte di IM Academy? No, conosco l'azienda, l'azienda competitor, un'azienda che comunque ha i propri servizi. Non li conosco appieno perché non c'ero dentro, però... No. Mi sono formato, il mio primo prof, per quanto possa sembrare strano, nell'altra azienda dove eravamo, nell'altra, Fabrizio Mastroforti, che era con noi anche dall'altro lato. Quindi è stato il primo che mi ha fatto studiare le candele. Allora, perché ogni volta che ricarico la pagina mi cambia il time zone e si risetta su UTC? Perché quello è impostato di default, quindi poi devi riportarlo comunque sul time frame di Roma. Leonardo mi chiede,
c'è un qualcosa che ti ha aiutato particolarmente nel superare la challenge di FTMO, sia a livello psicologico che pratico? A parte la pratica, quindi l'abituarmi a gestire un conto grande, perché all'inizio mi faceva anche un po' paura, vedevo alcune volte gli stop loss dell'1% che erano 1600 euro, sembrava che stessi bruciando un conto ogni stop loss, follia. Però la disciplina è tanto studio, passare ore sui grafici ed essere disciplinato, mi sono dato quell'obiettivo, mi sono dato quel target, sia di perdita che di guadagno, devo rispettarlo, punto. Cioè, non devo strafare, non devo dire come tanti ragazzi ad oggi guadagnano dalle app e dicono Vince, ma io oggi sto guadagnando solo 5 euro. Ragazzi, 5 euro alla fine del mese, tutti i giorni, sono 150 euro al mese. Per qualcuno sono le bollette, quindi non sottovalutatevi. Non è affatto poco. E soprattutto, basatevi sempre sulle percentuali. Che conto avete? Cioè, è assurdo pensare che una persona viene da me e mi dice «Ehi Vince, io voglio vivere di trading». «Ah, figo, sei forte, sì, io faccio anche un 10% al mese». «Fantastico! Che conto hai? 1000 euro». «E allora fai 100 euro al mese». Cioè, non puoi vivere di trading. Vivere di trading. Però intanto posso dirti «Sei un professionista perché il 10% al mese è da professionista». Va bene. Ma non siate ingordi sotto questo punto di vista nel dire oddio, ho fatto 5 euro, non chiudo. Sì, ho capito, ma hai fatto 5 euro a 0,01 e hai fatto più di 50 pips. Cioè, amico, sono tanti. non scherziamo. Chiudete quando avete l'opportunità di chiudere. Portate a casa. Sono soldi, raga. Cioè, le persone come noi, come voi, come tanti là fuori, si spaccano la schiena 12 ore al giorno per mettersi in tasca quello che voi guadagnate con un click, porca miseria. E a voi non sta bene. Io non capisco dov'è il problema. C'è persone che per quei 5-10 euro in più fanno 2 ore, 3 ore in più al lavoro di straordinario. Voi li avete fatti con un click sotto consiglio di uno che manco conoscete. Quindi un po' alla volta. Siete grati di quello che state guadagnando. Punto. Perché sono soldi in più a prescindere da tutto. Hai un canale dove metti le tue Zoom registrate? No, però le condivido sui vari gruppi, cioè passo il link e li do a tutti. Quindi poi ve li passate tra leader, non so, quello che volete. Un amico, amen. Meno male. Ok, raga, qualche domanda in particolare? Ancora? Se... devo ricordarmi più spesso, ok. Aspettate che leggo la chat. Devo ricordarmi più spesso queste parole, benissimo. Sì, ma ragazzi, ma io ve lo dico perché sono cose che ho vissuto anch'io. Io magari faccio anche la morale a chi lo fa con 5 euro. Io a volte, anche con 1000 euro di guadagno, con questi conti grandi, dicevo no, vabbè, ma è ancora poco. Ecco perché ho detto, aspetta, mi devo dare dei paletti. Raggiunto quel paletto, chiudo. Se è tanto poco, a me non interessa. L'ho raggiunto, perché altrimenti poi divento... Allora, Miss J che fine ha fatto? Sta avviando un progetto tutto suo, ha lasciato B, non è successo nulla di male, però torna. Eddie dice, torna sul grafico. Allora, condividiamo lo schermo al volo, torna sul grafico. Eccolo qua, allora... sta caricando, non so, ditemi, vedo Matteo in prima linea, dimmi quando si vede Matteo, pollice in su quando vedi lo schermo. Si vede? Sta caricando allora, vediamo un po'. Ditemi quando si vede. Ah, ok, fantastico, si vede. Ecco qua, sì, sta andando nella direzione giusta. Vediamo un po' quanto manca. Manca poco. Mancano 13 pips. Top. Vediamo un po'. Allora, vediamo in chat se c'è qualche altra domanda. Allora, l'eccessiva ingordizia è un bello step verso il margin call, sì. Assolutamente. Alex, quando ti vedremo su Shift e Titan?
ragazzi, non vi spoilerò nulla, però qualche pratica fortunatamente si sta iniziando a muovere. Quindi, sospiro di sollievo, meno male. Meno male. Qualche pratica la stanno iniziando a muovere. Infatti mi avevano detto, sì, dopo Bogotà, ok, tornato da Bogotà ho iniziato a fare il panico. A momenti chiamavo Molina al cellulare. Quindi vediamo un po'. Ottimo. Allora, intanto, vabbè, per quanto riguarda Oracle abbiamo finito, quindi posso anche interrompere la registrazione. Dove e come si fa? Ah, ecco qua, interrompi la registrazione, fantastico.